siete in campo qui a Scalea, siete semplicemente spettacolari. Grandi, fatevi un applauso, bravissimi, ci siamo, stiamo per iniziare l'inno della Champions ad accompagnare una serata magica. Il preludio ad un tre giorni di puro divertimento, di puro spettacolo, tutto targato verde. Buonasera a tutti, bellissimi, sull'ingresso un po' meno, magari qualche applauso in più anche per incitare me, che sono molto emozionato. Aspettate, lo rifacciamo, datemi un po' di forza perché mi tremano le gambe, va bene? Lo rifacciamo, Pino. Ed era la magia della Riviera dei Cedri! Buonasera a tutti voi ospiti qui presenti. Mi presento, sono Stefano Nicosì, avrò l'onore di presentare questa serata magica perché dà l'inizio a tre giorni di un torneo bellissimo, un evento magico, un evento grandioso che coglierà tante società, tanti organi preposti, tanti addetti ai lavori. Questa è la Riviera dei Cedri Cup! E allora, vedo quasi tutti già disposti, magari qualcuno sta ancora finendo di cenare. Noi ovviamente iniziamo e attendiamo poi tutti coloro che ci raggiungeranno. Non sarò solo a presentare questa serata, sarà per me un onore essere affiancato da un ospite eccezionale. Lei è un'inviata sportiva, per lo più inviata calcistica, che sta veramente spopolando in Campania e anche oltre, tante trasmissioni come Goal Show alle spalle, sta lavorando per Spazio Napoli, Calcio Napoli, quindi è l'inviata ufficiale del Napoli Calcio. E sappiamo tutti come sta andando il Napoli quest'anno, sarà anche per merito suo? Glielo chiederemo! Facciamo un forte applauso alla nostra Susi Fiorillo! Ma buonasera a tutti, che belli che siete, quanti siete! Grazie Stefano per la splendida presentazione. Non so perché, ma ho visto molto più entusiasmo quando sei entrata tu che quando sono entrato io. Ma ti dico anche perché, è vero che ti conoscono, però ci sono tanti bambini che io ho conosciuto e che prima ho salutato. È vero. Oppure sarà il colore rosso magari. Mi faccio notare. Che piace di più. Differenza tua. Devo dire che l'urlo di The Champions è stato per me una grandissima emozione, dato che mi è sembrato di rivivere il momento di tre giorni fa a Maradona, quando c'è stato Napoli Rangers e io ero lì. Voglio dire che per me è un grande onore essere qui con voi, questa è la prima edizione autunnale di questo torneo, del torneo Riviera dei Cedri, e ringrazio Vincenzo Del Vicaro, ringrazio il Santa Caterina per ospitarci qui per i prossimi tre giorni. Stefano, io direi, prima di continuare con le presentazioni, di provare ad individuare la provenienza delle squadre. Vedo magliette verdi, magliette bianche, azzurre, però non so da dove provengono. Sì, l'idea mi piace, anche perché c'è una forte rappresentanza italiana, però adesso facciamo una specie di gara. Vogliamo veramente capire quale sarà la regione, quindi andiamo a ragionare per regione, maggiormente rappresentata o, diciamo meglio, maggiormente rumorosa. Quindi chiameremo a turno la regione di appartenenza. Se è la vostra regione, ce lo fate sentire
alzandovi in piedi e con un fortissimo urlo. Ci siete? No? Vogliamo fare questa prova? Qualcuno già iniziato. Allora, inizierei, Susi, dal nord Italia. Vediamo se è rappresentato. Cominciamo dalla regione Piemonte. Ok, Piemonte. Domani arriva il Torino, giusto? Proseguiamo con la Lombardia. Non so se... Ci sono, no? Fatemi sentire un po' di più, Lombardia. Ok, loro sono i sostituti della Lombardia. Scendiamo, scendiamo e andiamo con l'Abruzzo. Domani anche Abruzzo. Allora andiamo nelle parti calde che ci piacciono. Vediamo qua. Andiamo con la regione Lazio. Lazio? Lazio! Ecco, loro si fanno sentire. Ci sono, direi che ci sono. Lazio c'è, Lazio c'è. Scendiamo. Campania. Ci facciamo sentire. Ci facciamo sentire, lo sappiamo. Proviamo a vedere se c'è qualcuno dalla Puglia. Puglia? Non c'è nessuno. Sicilia? E andiamo con la Calabria! Calabria. Anche loro si fanno sentire. Ok, dato che penso ad onor di popolo, Calabria e Campania sono le regioni predominanti, facciamo una gara. Vediamo chi è più rappresentato. Andiamo con la Campania! Che loro sono furbi perché oltre all'intensità ci mettono anche la lunghezza del dittongo, quindi per 4-5 minuti vanno avanti. Sentiamo, sentiamo, li vedo qua, la Calabria! Io direi parità tra Calabria e Campania, fatevi un applauso! Ok, 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 allora iniziamo, Susi, Riviera dei Cedri Cup, evento importantissimo, ricordiamo, è l'edizione autunnale perché due volte l'anno, in primavera e in autunno, si ripete questo evento che coinvolge migliaia, migliaia e migliaia di persone. Pensate un po' che l'edizione primaverile va avanti da ben 20 anni, quindi stiamo parlando di un evento che ormai ha visto anche tanti giocatori emergere, ok? Ovviamente un evento che è sponsorizzato dalla regione Calabria in una sorta di destagionalizzazione del turismo qui in Calabria, quindi volto proprio a allungare quello che è il turismo qui nella Riviera dei Cedri anche oltre il canonico 31 agosto, quindi settembre, ottobre, novembre, se c'è il sole, se c'è un clima spettacolare, se si mangia bene, se il mare è bello, ma chi lo dice che non possiamo venirci a fare il bagno qui a Scalea? E allora fate un applauso, dai! Stefano, io direi di iniziare con i saluti. Salutiamo e invitiamo sul palco il presidente Antonio Massarini della FIGC Cosenza. Ovviamente FIGC che è partner della Vertex Tornei, ecco il dottor Massarini. Buonasera. Dottore, non so se sono per lei questi rumori. Penso di no. Ok, ok, dopo Manuel ci raggiunge. Dopo Manuel ci raggiunge se fate silenzio, ok? Allora, dottor Massarini, FIGC Cosenza, ci dica un po' come è importante collaborare alla buona realizzazione di un evento come questo. Innanzitutto saluto tutti i ragazzi che sono arrivati qui da tanto lontano
e anche quelli che sono calabresi. Essendo il presidente di Cosenza della FGC, è un onore vedervi qui intorno a noi in questo evento. Io vi dico una cosa, 22 anni di torneo sempre a Scalea, io li ho fatti da allenatore con tanti ragazzi, li ho fatti da responsabile dell'attività, adesso sono il presidente. È stupendo vedervi qua, è stupenda la struttura, è stupendo chi ci ha ospitato per tanti anni e continuerà ad ospitarci. Io devo dire grazie ai vostri genitori che ci permettono di vedervi sui campi. L'unica cosa che voglio in questi tre giorni, gradirei che ci fosse tanta lealtà e tanta sportività, perché è l'unica cosa bella che possiamo fare. Perché all'inizio siamo tutti bravi ad abbracciarci e salutarci, andiamo via col sorriso e il saluto, e in fondo è solamente un gioco, e alla fine avete vinto già tutti, perché alla vostra età essere qui a giocare su un campo di calcio stupendo come quello di Scalea, penso che sia un grande orgoglio. Poi oggi ho incontrato qui venendo Stefano Fiore, e vedere lui che guarda voi, un grande campione, è già una grande vittoria. Grazie a tutti, buonasera. Io vorrei consegnare a Vincenzo Verbicaro il nostro gagliardetto della delegazione provinciale di Cosenza. Facciamo il presidente Verbicaro, presidente della Rete Tornei, facciamogli un applauso. È solo perché a Vincenzo lo conosco da tanti anni, perciò è bellissimo vederlo qui, è bellissimo organizzare con lui tante cose. Noi siamo sempre presenti, quando lui ci chiama, quando ci chiamano tutte le società della Calabria, noi siamo presenti, perché per noi essere sui campi, essere a fianco ai bambini è importante, non perché siamo istituzione e vogliamo stare lontani. Grazie e buona serata e buon divertimento. Grazie, ovviamente ci sarà il momento d'onore per il presidente. Ringraziamo ancora il dottor Massarini, FGC Cosenza. Andiamo avanti, Susi. Salutiamo il presidente Marco Rovito della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Partner importante in questa manifestazione, quindi anche grazie alla WISP. Salutiamo ancora e lo invitiamo a salire sul palco, scusate, Giancarlo Formica, Ecotour. Signor Formica, eccolo qua. Buonasera a tutti e benvenuti a Scalea nella Riviera del Centro. Io vi do il benvenuto a nome di tutta quella che è l'organizzazione alberghiera, dei trasporti e di tutto ciò che è stato l'organizzazione alle spalle affinché voi arrivaste qui in territorio, nel nostro territorio. E quello che vi invito a fare, oltre ad assistere i bambini nei campi, a sfruttare qualche minuto a vedere le bellezze del nostro territorio, a partire dal nostro mare, ma anche nell'entroterra, a conoscere un pochettino tutte quelle che sono le ricchezze che la Riviera dei Cedri può regalarvi. E poi magari a rivederci all'estate prossima per delle vostre vacanze qui da noi. Ancora grazie di essere qui a Scalea, in Calabria e nella Riviera dei Cedri. Grazie. Grazie a lei, dottor Formica, consorzio Ecotour che fa un po' da collante per il territorio e appunto il turismo qui in Riviera dei Cedri. Andiamo avanti, Susi. Ringraziamo il sindaco Giacomo Perrotta e la vice sindaca che è qui, Annalisa Alfano. Le chiediamo l'amministrazione comunale. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti nella meravigliosa città di Scalea e nella stupenda Riviera dei Cedri. Io sono particolarmente emozionata a darvi qui il benvenuto nella nostra splendida Riviera dei Cedri. È una gioia immensa l'immagine che ho qui davanti ai miei occhi, vedere così tante presenze in un periodo dell'anno un po' insolito per il turismo, e vedervi qui è davvero una gioia immensa. Benvenuti e spero possiate trascorrere tre giorni divertenti, emozionanti qui nel nostro fantastico territorio. Io ho un ricordo, mi lega a questo torneo perché, come si diceva prima, è da più di 20 anni che si organizzano questi eventi, tornei di questo tipo, ed ero una ragazzina, una bambina.
mattina più o meno come voi mi ritrovavo su questo palco grazie a Silvio Tenuta, permettetemi di fargli un saluto particolare, che mi invitava sempre in una veste diversa. Venivo a cantare qualche canzone da ragazzina e la voce le è rimasta, dottoressa. Diciamo di sì. Ed essere qui in veste istituzionale a darvi il benvenuto a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la città di Scalea mi riempie di orgoglio e ne sono davvero felice. Si parla non solo di sport, ma anche di turismo in un periodo dell'anno insolito, come vi dicevo prima, destagionalizzare gli eventi. Questa è una nuova prospettiva per il nostro territorio, non solo Scalea, ma l'intera Riviera dei Cedri. Una Calabria straordinaria, così come ci sta dicendo. Posso dirlo? Calabria Force Season è l'hashtag che è più gettonato in questo momento qui in Calabria. Ma ciò che rende straordinario un territorio è soprattutto non solo la partecipazione attiva, ma l'alleanza concreta tra tutte le parti attive e protagoniste di una comunità. E l'evento di stasera, la vostra presenza qui, sapere che qui a Scalea, sulla Riviera dei Cedri, oggi, in questo momento, contiamo più di quasi 2000 presenze, io direi che è un risultato davvero straordinario per una Riviera dei Cedri straordinaria. Quindi grazie a chi crede non soltanto nello sport, perché abbiamo capito che è un collante importante, non solo tra di voi ragazzi, divertitevi, giocate, la competitività è importante, ma soprattutto conoscetevi e apprezzate le vostre caratteristiche peculiari, perché lo sport è una gioia, è un momento di crescita. E la collaborazione che c'è tra le varie associazioni che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento, la sinergia tra le istituzioni, il sostenere i privati che credono nel territorio e che cercano di portarlo avanti, per noi è una grandissima soddisfazione. Grazie di cuore a tutti voi per quello che state facendo, non solo per Scalea, per la Riviera dei Cedri, ma per tutte le famiglie qui presenti. Siete voi straordinari, grazie di cuore e benvenuti a Scalea. Grazie a lei e grazie alla città di Scalea. Proseguiamo. Ringraziamo anzi la Proloco e chiamo qui Francesca, Elena e Sara. Sì, Proloco, un'associazione culturale presente in tutta Italia che dà una mano, fa da padre alla Verte Tornei e alla Regione Calabria. Non ci sono, magari. Dove sono? Se arrivano le chiamiamo successivamente e andiamo avanti, perché un evento che si rispetti ovviamente deve avere necessariamente un addetto stampa che si rispetti, un esperto in marketing territoriale, e lei lo è. Chiamiamo sul palco la dottoressa Fabrizia Arcuri. Eccola. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Una presentazione eccezionale, ci siamo scambiati. In realtà ci siamo scambiati i favori, ecco. Sì. Allora, dottoressa, cosa ci dice in merito all'organizzazione di questo evento? Sì, naturalmente lasciami prima salutare questo bellissimo pubblico anche da mamma. Perché ho avuto anch'io il mio figlio che ha partecipato a uno di questi eventi, quindi è sempre bello e emozionante avere la possibilità di poter far vivere ai nostri figli momenti come questi, soprattutto ce lo siamo detti in conferenza stampa dopo 2 anni di pandemia. Quindi l'importante è, ragazzi, che veramente riusciate a divertirvi, a creare, a creare tra di voi una simpatia, quelle emozioni che poi sicuramente vi resteranno nel cuore, e grazie anche a quello che vi circonda, vero? Perché ciò che vi circonda, ciò che vi vogliamo lasciare quando andrete via, è non solo l'emozione di questa esperienza, ma anche di quello che avete potuto vedere, conoscere, quella Calabria bella, quella Calabria straordinaria che oggi qui si presenta nella sua veste migliore. Abbiamo sentito la politica, abbiamo sentito le associazioni, sentiremo altri, sentiremo rappresentanti, i nostri campioni. Ci abbiamo l'ospite d'onore, il padrino di questa manifestazione, che è il calabrese Doc. Quindi una Calabria che vuole raccontare le sue bellezze.
Arezzo, i suoi prati limoni, e lo vuole fare nel modo migliore. Una Calabria straordinaria. La regione Calabria sta investendo molto da questo punto di vista, e questo evento è stato finanziato dalla regione, che ormai da qualche anno, grazie al Dipartimento Turismo, è riuscita a creare quel brand di cui avevamo veramente bisogno. La Riviera dei Cedri è il nostro, ci appartiene come territorio, ma quello che stiamo portando fuori, quello che stiamo portando in Italia ma anche all'estero, è quell'immagine della Calabria straordinaria che in qualche modo sta toccando e sta arrivando al cuore delle persone. Quindi questi sono i risultati, direi, che ci stiamo riuscendo. Assolutamente sì, quindi speriamo di continuare attraverso appunto binomi perfetti come turismo e sport, ma non solo, appunto il concetto di destagionalizzazione, e poi avrete anche modo di conoscere i nostri paesaggi, le nostre bellezze. Riviera dei Cedri significa avere un prodotto tipico che è il cedro. Sì, cedro. E vogliamo anche menzionare il famoso, no, museo del cedro, dei cedri, che è presente qui. E vi invitiamo ad andarlo a visitare quando non sarete impegnati in campo, perché il cedro rappresenta una regione, rappresenta un territorio ed è buonissimo, quindi andateci, non ve ne pentirete. Ringraziamo anche a tal proposito Angelo Adduci, che ovviamente è il presidente del museo. Del consorzio del cedro. Quindi io invito le famiglie soprattutto a approfittare di questa occasione per conoscere questo lembo di terra, ma anche in qualche modo è racchiusa la storia, l'arte e la cultura dell'intera Calabria. Quindi vivetelo come un momento di conoscenza, di empatia, e soprattutto tornate con la voglia di scoprire una Calabria straordinaria. Grazie dottoressa Arcuri, un forte applauso. Grazie mille. Andiamo ovviamente a ringraziare anche un altro importante brand che ha contribuito all'ottima realizzazione di questo evento. Ci ovviamente riferiamo a Digical del dottor Sandro Turano. Lo vedo qui, lo vedevo, penso sì ci sia. Lo salutiamo, grazie mille dottore, gli facciamo veramente anche un applauso. Digical ha curato la comunicazione di tutto ciò che ha riguardato la Riviera dei Cedri Campo, quindi ovviamente un lavoro ben fatto. Allora Susi, io direi che le presentazioni sono state tante, ma era doveroso. Passiamo anche un pochettino a spiegare brevemente quella che sarà la natura tecnica del torneo. Ovviamente magari vi do qualche accenno io, essendo anche il direttore tecnico del torneo. Questo vi interessa, ok? Allora, da domani mattina che inizieranno le partite, mi raccomando, almeno 30 minuti prima sul campo. Questo ovviamente per evitare ritardi fastidiosi che andrebbero a comportare ulteriori ritardi dopo. Quindi possiamo contare sulla vostra collaborazione? Ok, tranne quelli che devono giocare alle 8:30, che magari si svegliano. Scherziamo, quindi questa è una cosa importante. Le navette sono a disposizione per voi, messe a disposizione dalla Verte Tornei, quindi per raggiungere in particolar modo il centro sportivo La Valle, che è un po' più distante, potrete usufruirne. Lo stadio Longobucco, lo conoscete, è qui a due passi, quindi ci arrivate tranquillamente. Questi sono i campi, i gironi, ogni categoria, sia pulcini sia esordienti, sarà composta in gironi, in particolar modo per i pulcini due gironi, uno da 4 e uno da 5, per gli esordienti 4 gironi da 4 squadre. Importante, distinte di gara già pronte prima del match, fondamentale per consentire agli addetti ai lavori di fare il riconoscimento e quindi accertarsi che tutti coloro che possono giocare giochino, va bene? Avranno capito? Penso avete di sì. Capito? Altra cosa, fra un po' vi andremo a chiamare, quindi ci sarà la presentazione di tutte le squadre, vi verranno consegnate delle buste con all'interno i programmi, dei gadget che saranno molto apprezzati e tre pass. I tre pass per chi sono? Per il mister e due, massimo due dirigenti.
Questo significa che sul terreno di gioco, per ogni squadra, potranno esserci al massimo 3 persone adulte che saranno le persone provviste di pass. Quindi questo per evitare magari accalcamenti che potrebbero comportare ai ragazzi una distrazione, e quindi noi non vogliamo che si distraggano, quindi questa è una cosa molto 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 importante, ok? Continuiamo con gli ringraziamenti, Stefano. Ringraziamo la sicurezza e i responsabili campi. Ma permettimi di ringraziare il mitico Franco Perillo e tutto il suo staff per la sicurezza, saranno i vostri angeli custodi onnipresenti. E poi ovviamente i collaboratori di campo, altra figura molto importante, mi viene in mente Umberto, Pino, Peppe, ce ne sono tantissimi, Salvo, Meri, sono tanti, quindi li vedrete su tutti i campi e saranno anche loro preziosi aiuti per voi. Andiamo ad un'altra categoria e qui permettetemi, perché è la mia associazione, si chiama NED Calcio e Passione, siamo di Scafati in provincia di Salerno. Io, e sono Stefano Nicosia, voglio fare un particolare saluto al mio socio Antonio De Martino, oggi è anche il suo compleanno, quindi glielo facciamo fare un applauso e glielo sentiamo. Grazie Antonio, ovviamente lo vedrete domani sul campo. E siamo l'associazione arbitri che dirigerà i vostri match. Li vedete lì sugli spalti? Ragazzi, venite al volo, vi fate salutare, vi fate individuare, venite, venite. Vai, vai, la sfilata, vai. E ovviamente sono una piccola rappresentanza. Questa, scusi, è una categoria odiata e amata. Però ricordate che senza di loro voi non potreste giocare. Quindi eccoli qua, senza di loro voi non potreste giocare. È una cosa che voglio dirvi, così come l'attaccante sotto porta sbaglia un gol facile o il difensore sbaglia l'intervento, ricordate che loro sono esseri umani e possono sbagliare come tutti voi, concedeteglielo ogni tanto, va bene? Un forte applauso alla NED Calcio e Passione. Ok, 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 Susi, io l'ho visto prima entrare, prima Manuel ci sta. Hai visto bene? No. E allora, visto bene. Ma tu quando, chi è l'organizzatore di tutto questo? Lo sappiamo, lo conosciamo, il presidente del torneo, lo invitiamo qui con noi, Vincenzo Verbicaro. Un forte applauso per il presidente Verbicaro. Buonasera a tutti e benvenuti. Si è parlato molto di turismo, di bei posti, di un meraviglioso villaggio. Io però voglio darvi un in bocca al lupo a tutte le società, perché alla fine poi è un torneo di calcio giovanile. Divertiamoci, ci sono tantissime realtà calcistiche importanti, squadre professionistiche, società elite di tutta Italia. In bocca al lupo e ci vediamo domani. Buonasera. Grazie presidente, resta qua, resta qua, resta qua. Per chi non l'avesse capito, se voi stasera siete qui e siete ovviamente vogliosi di iniziare 3 giorni di calcio e turismo, è unicamente grazie a questa persona qua. Glielo facciamo l'applauso. E allora Vincenzo è il super ospite, Susi, di questa manifestazione, e ovviamente il blasone lo precede. Magari qualcuno di voi è piccino e non ha potuto vederlo all'opera, vi invito dopo stasera ad andare a vedere su YouTube qualche suo video, perché il classico trequartista, il classico numero 10, oggi è raro da vedere, lui lo è stato. Susi, vogliamo ricordare un po' i numeri? Ricordiamo che è stato vice campione d'Europa nel 2000, ha iniziato la sua carriera nel Cosenza, poi ha giocato nel Parma, Udinese, Lazio, dopo la Lazio c'è stata una parentesi di un anno a Valencia, ha giocato ancora nella Fiorentina, nel Torino,
vanta 321 presenze in Serie A e 48 reti, abbiamo qui con noi Stefano. E lui, Stefano Fiore! Parlavi dei gol in Serie A, non solo perché lui ha fatto anche i gol in Europa, 62 presenze, 9 gol, con la nazionale italiana, 2 reti, 38 partite, e aveva un piede magico. Stefano, grazie della tua presenza. Allora, vogliamo un pochettino sapere da te quanto può essere una manifestazione importante, una manifestazione del genere che abbraccia non solo calcio, ma anche e soprattutto fair play, lealtà, aggregazione giovanile e rispetto delle regole. Facci sapere un po' la tua opinione. Allora, innanzitutto buonasera e benvenuti in Calabria a tutti i ragazzi e naturalmente alle famiglie. Ascoltiamo un cenno d'applauso, ok, ci piace, ci piace. E grazie anche a voi che mi avete invitato e mi avete dato modo di tornarci, visto che ormai vivo da qualche anno vivo fuori dalla mia Calabria. Allora, guarda, mentre guardavo lo svolgimento della serata, guardavo i ragazzi, no? come cantavano, come guardavano i fuochi d'artificio, e ho provato un po' di invidia, tra virgolette, un po' perché mi ha riportato ovviamente a quando ero molto più giovane. E al fatto che quando io ero così giovane come loro non sempre ho avuto la possibilità di vivere questo tipo di esperienze. Quindi la cosa che mi sento di dire a questi ragazzi è che di approfittare di questi 3 giorni in maniera piena, intensa, quindi non solo nello sfidarsi nelle partite sui campi, sul campo da calcio, ma approfittare assolutamente di questi 3 giorni per vivere intensamente tutto quello che c'è intorno al torneo, soprattutto socializzare con ragazzi che arrivano anche da altre regioni, confrontarsi, stringere delle amicizie, ripeto, e divertirsi, perché è la cosa poi fondamentale soprattutto alla loro età. Diciamo che oggi arrivare in Serie A è un po' il sogno di tutti. Tu ci sei riuscito, l'hai fatto ad altissimi livelli, ma non è semplice, non è semplice, le statistiche lo dicono. Sicuramente l'importante è lottare sempre per i propri sogni. Cosa puoi dire a questi ragazzi che ovviamente hanno un po' questo sogno nel cassetto, per magari indirizzarli su come comportarsi per lottare minuto per minuto? Ma quello che posso dire è raccontare anche la mia, in breve tempo, con poche parole, quello che è stato poi il mio percorso, che mi ha permesso di diventare quello che sono, non perché ad esempio i miei genitori volessero assolutamente che giocassi nonostante sia figlio d'arte, ma perché ho fatto il mio percorso. Ovviamente con impegno, con grande passione, con grandi sacrifici quando ero giovane, e anche quella dose di fortuna che ci vuole in tutte le cose, no? Perché il calcio spesso è fatto di combinazioni e tante volte ti deve dire bene, come si dice, no? E quello che devono fare loro è avere quotidianamente un sogno. Questo lo dico anche, ovviamente vedo tanti genitori, è indispensabile dargli conforto, appoggio in tutto quello che fanno, ma nella maniera giusta, non inculcando necessariamente la voglia, il desiderio forzato di diventare necessariamente un calciatore, perché ahimè lo auguro a tutti di diventare, di giocare in Serie A come tutti sognano, però probabilmente non ce ne saranno così tanti, no? Magari qualcuno di loro arriverà, ma gli altri non avranno fallito, no? Questo deve passare attraverso soprattutto i genitori, ma anche gli allenatori che hanno,
e insegnargli i valori giusti, che sono quelli della sportività, della lealtà, del rispetto dell'avversario. Ecco perché dicevo che questi tre giorni devono essere anche modo di sperimentare queste cose, perché al di là del risultato sportivo, che rimarrà il risultato, poi ci sono tante altre cose che comportano e aiutano alla crescita e alla realizzazione di uomini ancor prima che giocatori, no? Quindi la cosa importante è che lo facciano con lo spirito giusto, con tanto impegno e sapendo che è un percorso difficile, ma lo auguro a tutti magari di poterci arrivare. L'importante è farlo quel viaggio. Grazie Stefano. Io avevo un piccolo desiderio. Vorrei, se possibile, ci facciamo un selfie con questo meraviglioso pubblico alle nostre spalle. Mi accendi un attimo la camera? Diciamo il vostro pallino, col presidente, con Stefano Fiore, con Susi Fiorillo e con voi alle spalle, che ovviamente siete meravigliosi. Selfie! Stefano, perché Susi, io direi di chiamare, lo chiamiamo? Dopo lo chiamiamo, non si capisce... lo chiamiamo, lo stanno aspettando. Dopo non si capisce niente qua, eh. Allora, Susi, devi sapere che il mondo del web, tu lo conosci, ti sei calabrese, il mondo del web è un mondo strano, è arrivato. Allora, questo signore qua, calabrese, ha spopolato e sta spopolando sui social, in particolar modo su TikTok. Adesso gli facciamo subito qualche domanda, infatti. Vogliamo sentire bene il suo tormentone. Buonasera a tutti, buonasera, vi ringrazio tutti. Ringrazio a Vincenzo Verbicaro per essere qui presente stasera con tutti voi insieme, sono lieto davvero, ragazzi, sono contentissimo. Grandi ragazzi, Manuè! Eccomi là! Lo vogliamo risentire? Lo vogliamo risentire? Tutti insieme, tutti insieme, dai! Manuè! Eccomi là! È un ragazzo, nonostante tutto, umilissimo, che non ha mai rinnegato le sue origini e questo ti fa onore. Un forte applauso al nostro Saverio! Grazie mille! Grandi! Allora Saverio, oggi dopo te la fai la foto con loro? Dopo facciamo le foto con tutti, tutte le squadre. Allora Saverio, dici, facci capire com'è stato passare dall'essere un cittadino normale, non conosciuto pubblicamente, diventare per l'appunto un personaggio pubblico riconosciuto per strada. Allora, innanzitutto io sono rimasto sempre umile con i piedi a terra, quindi non sono cambiato. Sono come tutti voi, sono normale ragazzi, non me la tiro con nessuno, quindi basta rimanere sempre con i piedi a terra e si va sempre avanti per il giro. Grazie mille, lo ringraziamo e gli facciamo un applauso. Ok, noi ci siamo Vincenzo perché stiamo per dare... Aspetta. Che spettacolo! Grande, vi voglio bene a tutti quanti! Ok, lo cantiamo tutti? Cioè tu qua! Vincenzo, tu qua! Avresti potuto far venire la Meloni, Mattarella, Berlusconi!
dunque De Piero, Totti, ma Saverio e Saverio, quindi facciamo un applauso. Andi. Dire Stefano Fiore che fa i complimenti a Saverio, per me è strepitoso, grazie. Ok, allora, ci siamo. Ora Susi, la palla passa a loro. Li chiameremo tutti sul palco, una squadra alla volta, ok? Vai! Iniziamo a chiamare qui la Lazio. La Lazio! E sulle note bello di Milano dei Galanghi, questo sono così del nostro mitico Pino di regia, ecco la Lazio. E facciamo entrare anche le nostre veline. Loro sono la Lazio, facciamo venire Manila, Menani ed Elena, perché ogni ragazzo riceverà la medaglia di premiazione, quindi per noi siete premiati tutti. Se qua facciamo 10 euro a foto con Saverio siamo lì e abbiamo da Salerno l'Academy Fusco. Andiamo Fusco, vai! Fusco, sei più forte! Se tu metti sempre sta canzone, questi domani non scendono in campo, non le ginocchia, perché ha pure disattato. Ok, Academy Fusco, Mister Fusco, li premiamo con le veline, vai. Ok, andiamo avanti, Susi. Abbiamo, Stefano, un'altra squadra campana, il Cantera Napoli. Cantera Napoli, eccoli. Che Peppino lo sapesse, il Napoli oggi ha vinto 4-0. Frosinone! Up and down from my body, make me feel you sad daddy, move it on, shake it on, are you ready? Up and down from my body, make me feel you sad daddy, move it on. Chiamiamo nuovamente una squadra campana, il Real Casarea. Ci sono! Aspetta, ho visto una cosa, Susi, ho visto una cosa strepitosa, aspetta, facciamo un attimo con un'intervista al volo, come ti chiami? Come facci sentire? Ok, quanti anni hai Ryan? A 6 anni, facciamo un applauso a Ryan, è bellissimo. Ok, una domanda un po' più difficile, Ryan, da dove vieni? Casarea. È giusto, viene da Real Casarea, ok. Sei fidanzato? Sì. Allora, vogliamo sapere anche, ci sono per caso, c'è la famiglia, c'è qualche familiare di Ryan? Il papà tutto che sta a te, c'è figlio mio,
Papà, come... No, che devo... Aspetta, Ryan, dimmi un attimo una cosa. Come si chiama la tua fidanzata? Irene. Irene, ha pure un nome. Facciamo un applauso a questa splendida coppia. Ryan, complimenti. Ti auguriamo una vita con tante conquiste. Vai. Facciamo un applauso a Ryan e a Ryan Casalea. Proseguiamo, Susi, chiamando un'altra squadra calabrese. Provengono da Reggio Calabria. Ma che ne sapete che siete voi, scusa? Ciao. I colori sociali sono bianco, blu e granata. Il mister si chiama Ivan Castiglia, chiamiamoli! Ricordiamo che anche mister Castiglia ha un trascorso importante tra i professionisti. Regina, non ricordo, mi ricordo la regina, mister Salernitana, Real Madrid, al mio 3 fateci sentire, anzi fate sentire a tutti loro qual è il vostro cavallo di battaglia. Questo è il motto dell'Ivan Castiglia. 1, 2, 3. Spingere. Facciamo un applauso a Ivan Castiglia. Grazie ragazzi. Ok, andiamo avanti nel frattempo chiamando la Mantea. Non c'è. Il Monza? Monza stanno in viaggio. Chiamiamoli, vedo lì pronto. L'Avellino. L'Avellino. Ecco le nostre veline che consegnano le medaglie a tutti i giocatori. Il Pescara chiede a gran voce Stefano Fiore per la foto. Andiamo con un'altra società calabrese. Vengono da Catanzaro agli ordini di mister Rocco. Chiamiamo la società Kennedy Aquile. Proseguiamo con il Lamezia.
erano rimasti gli ultimi, eh? Ma come dice un bel proverbio, gli ultimi saranno i primi. C'è qualche squadra che non abbiamo chiamato? No, vero? Ok. È arrivato intanto il fare sciallo non ci prendi, pistole nella Fendi, lei dice son te io, un battito, mon amour, fammi video con foto con la Lexia, poi chiamano gli agenti, mon è sopra l'iPhone, se la vi, sempre tu, fare sciallo non ci prendi, ora si stipendi, sono con la mia Fendi, tre credo, coca e rullo, compro tre appartamenti, pago i pezzi da venti, è tutto total black, pura, ma non so. Ultima premiazione della serata, la mezza calcio. Sotto note, vado a fare i sporti, quei fra scappati a mare.